veramente complicato. Ieri non perdiamo un attimo di calcio, il Milan ha fermato il Napoli in casa 1-1 e questa sera scende in campo la Juventus in Champions contro il Bayern. Partita sicuramente difficile, la Juventus dovrebbe giocare con un 4-4-2 un po' falso, con Lichtsteiner sulla linea realtà, sulla linea difensiva, e Vrà che lì sulla sinistra leggermente non proprio nella, diciamo, più propenso a coprire che offendere. Dal lato opposto ci sarà Quadrado, poi Pogba, Khedira, Marchisio, Bonucci, Barzagli, Buffon in porta. La coppia dovrebbe essere Dybala, Mandzukic davanti. Bayern, una partita difficilissima, ma starà a vedere come finirà, perché vediamo un po' quello che ti prospetta. Adesso, se riesco, vi volevo farti sentire un pezzo da Radio Maria, di questo conduttore Livio Fanzaga, che spesso la Zanzara fa sentire, e è interessante sentire questo pezzo. Dura poco, dura circa un 2 minuti, dove vediamo se riesco a mandarlo in onda. Traete voi le vostre conclusioni, ascoltate e poi dite, non ci faccia la propria opinione. Poi c'era anche un pezzo di Sgarbi e poi andiamo in chiusura. L'ateismo, cari amici, riduce la vita a uno sbadiglio, capito? L'ateismo riduce la vita a uno sbadiglio, questo è, la rende insopportabile, la rende vuota, la rende senza senso, hai capito, Di Freddi? Capito? Come uno, un ragazzo venuto da me dice, ah io, perché dovrei credere in Dio? Io sono felice. E ho detto, ti venisse un cancro, gli ho detto. Quello l'ha presa, era già superstizioso, l'ha presa come una fattura, incominciava già a tremare. E io ho detto, ma guarda, ti venisse un cancro, dico, su, se ti viene un cancro cosa fai? Già balbettava. Cioè tutta la sua costruzione era già crollata, aveva costruito una vita senza la presenza del dolore che visita. Allora, ragazzi, questo lo dico perché, ragazzi, senza la fede, lo dico perché sono i ragazzi oggi con molta superficialità, dopo che ha fatto la prima comunione della Cristo, ma buttano via la fede, la gettano via come se fosse un vestito vecchio, una cosa da bambini, non si rendono conto che gettano via la cosa più preziosa. Perché solo la fede ti dice perché stai al mondo e qual è il fine della vita. Solo la fede. Gli uomini non te lo sanno dire. Neanche Maurizio Costanzo Sciò te lo sa dire. Che è tutto dire, perché lui sa tutto sulla vita. È il maestro della vita, no? Lui ti dice che la vita è una cosa che va consumata con intelligenza, d'accordo? Consumiamola con intelligenza, ma quando è consumata, è consumata. Quando è consumata, figliolo caro, tiri i calzini. Diciamo le cose come stanno. Quando è consumata, tiri i calzini. Allora, i conti non tornano. Non è che io stia diffamando qualcuno, perché questo l'ho letto in un'intervista sua. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Beh, mi pare che dal punto di vista della mia personale visione del mondo questo è il momento migliore, cioè l'assoluto stallo e l'impossibilità di mettere in piedi una macchina parlamentare e un governo di persone sicuramente incapaci è meraviglioso, quindi l'impotenza prevale sulla potenza. E d'altra parte l'alibi c'è, perché non esiste elezione minore di sindaco, di piccolo paese o di città con ballottaggio, o elezione di presidente di regione senza ballottaggio che non porti il risultato certo. Perché la cosa più importante è legata a una legge con un meccanismo
grottesco del premio di maggioranza al Senato, che è voluto evidentemente dalla Lega, che ha molti voti in alto e pochi in basso, quindi si capisce, non consente di fare un governo. Quindi la prima cosa da fare è andare tutti a casa, nell'ambito di quel poco tempo che saranno costretti a rimanere lì, fare una legge che stabilisca che occorre qualcuno che vinca. Non è possibile che in qualunque luogo del mondo le elezioni più importanti abbiano un risultato, e da noi ce l'hanno le regionali, vince Maroni, sì, vince chi ha vinto qui, Zingaretti, oppure qualunque sindaco. Quindi questo è, allora non si può che sciogliere tutto. D'altra parte c'è un altro paradosso, che ben tre di questi capipopolo, di questi leader, hanno rubato tutti i voti ai cittadini obbligandoli a votare soltanto loro stessi. Uno è Monti, che non era candidato, e tutti i voti di Monti sono finiti a persone che non sappiamo come si chiamano. Qualcuno forse l'ha più conosciuto perché è più di mondo Monti. L'altro è Grillo, che prende i voti, viene eletto lui, ma non è candidato, quindi non è in Parlamento, non c'è fascismo che abbia fatto una cosa, c'è un duce che impone che i suoi atomi, delle nullità assolute che dicono solo idiozie, vadano in Parlamento al suo posto. È il massimo, neanche Hitler era così, come si vede da quel discorso che lui nega essere invece simile al suo. L'altro, Berlusconi, siamo abituati a vederlo portare in Parlamento dei rottami, che vanno tutti a seguito dell'eletto che solo lui. Cioè, abbiamo fatto le elezioni per eleggere quattro persone. L'unico partito democratico, il Partito Democratico, che ha avuto un po' di primarie, un minimo di... E hanno scelto il peggiore. Cioè, potendo avere il migliore, che era Renzi, hanno scelto Bersani. La prova è che quel tipo di democrazia... Cioè, Grillo è un leader fascista di un sistema elettorale che impedisce a te di sapere chi è il tuo parlamentare. Chi sono i parlamentari di Roma che tu hai votato? Non si sa. Non solo, ma il parlamentare che senso ha di essere il collegamento fra la sua regione, la sua città e Roma? Di questo però non ha colpa Grillo, però volevo sentire... Colpa, non sei neanche candidato. Candida, prendi i voti sulla lui, legge elettorale l'hanno fatta, sì. PDL, la caso, Lega, e poi dopo non in questo hanno caso non riguarda la legge elettorale ma l'egemonia di uno, di un dittatore democratico come si chiama lui, che si collega ai suoi come Boncompagni con Ambra. Lui come Boncompagni dice fate così, quelli hanno l'affare all'orecchio e poi ci portano anche la cosa per aprire la scatola. Cioè, siamo a un livello veramente di infantilismo idiota. E poi una di queste che dice che si perde un sacco di tempo, è come se le elezioni fossero una perdita di tempo. E se non si è votato è perché non avevano i voti. Non è che non si è voluto votare per la Lombardi. Che la capogruppo dei grillini alla Camera. E infatti ha fatto l'elogio di Mussolini. Sì. Perché appunto aveva però ha chiarito che non era proprio così. Voglio chiedere a Peter Gomez se condivide l'analisi di Sgarbi. Si gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Assolutamente no, su una cosa però Sgarbi ha ragione, siamo andati a votare un Parlamento di nominati, salvo il PD e il Movimento 5 Stelle che hanno avuto due forme diverse di selezione o di tutta o di parte dei loro eletti, siamo andati a votare tre simboli. Il Movimento 5 Stelle per la verità aveva presentato una legge di iniziativa popolare perché si tornasse a votare invece le persone. Detto questo, Sgarbi ha usato parole molto forti, no? Ha detto che insomma sono più simili a così, tutto questo assomiglia più a un sistema fascistoide, no? Ma io penso che le cose sono sotto gli occhi di tutti, dei cittadini e dei telespettatori. Sgarbi è folcloristico, usa le parole che vuole, ma sono parole della televisione degli anni 80 e degli anni 90. Siamo stufi di tutto questo, cerchiamo di ragionare un pochino sulle cose.
Sgarbi. Mi rendo conto che solo Gomez ragiona con la sua eleganza. Io tutta la vita che ragiono, infatti non mi sono candidato, non ho mai avuto ruoli da cui non mi abbiano cacciato, non capisco 80 e 90 cosa c'entri. Io ho cominciato alla fine degli anni 80, ho sempre ragionato, chiunque ha sentito le mie lezioni d'arte e ne ha tratto giovamento, io so quello che ho in mente, so questo, che non si può dare in Italia nessun partito, e tutti invece sono così, che non metta al centro il patrimonio artistico. È inaudito, sarebbe come fare le lezioni alle Maldive dimenticandosi che sono al mare e parlare di caraddi, di patate, di carote. Cioè, io questo ho detto, bisogna fare una fusione fra il Ministero dell'Economia e quello dei beni culturali, perché tu non puoi avere Monte San Savino, la villa di... abbandonate da gente ignorante. E Grillo non sa chi è Simone Martini, non sanno niente, sono ignoranti come capre. Altro che non ragionare, Gomez ne sa poco anche lui. Gomez, possiamo interrogarlo su Palladio, su Bramante, su Giotto, appunto tutti. Quindi non dire a me che non ragiono, so benissimo ragionare e ho fatto cose anche molto importanti che sono state fatte saltare da gente come te. Aspetti Sgarbi, Gomez e poi la professora Galmini. Certamente, io quello che osservo rispetto a questo nuovo Parlamento, che ha molte pecche, sicuramente molti sono imbranati, non vanno bene e quant'altro, che la quantità dei laureati o deputati e senatori con la doppia laurea è aumentata, e in particolare nelle file del Movimento 5 Stelle, ma anche in quelle del PD, è che è aumentato il numero di donne e che, anche perché qualcosa è cambiato in questo Paese, un po' di decenza si è recuperata, rimane ancora enorme il numero degli indagati, condannati, salvati da prescrizione e amnistia, ma un pochino sono diminuiti di quasi il 50%. E non è laureato Grillo, tra gli altri, ed è anche condannato per omicidio. Quindi parliamo di qualcuno che fa una cosa, quindi siamo di fronte a un caso preciso. Si laurea, almeno. Non uccidere non può più perché ha già ucciso. Laurearsi può laurearsi. Puoi laurearti anche tu. Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero quando vedo te. Grazie di essere stati con noi, ora continuate ad ascoltare RCD Live. Un saluto da Michele, un saluto a voi tutti e chiaramente parole libere. Questo è il giusto prezzo per questa trasmissione. Buona serata.